La pratica della riflessologia strutturale prevede la tonificazione e il rilassamento di determinate strutture muscolari che stanno nel piede e che da questo poi si riconnettono a tutto il corpo, in modo da ridare la giusta conformazione alle tre strutture arco che sorreggono i piedi e sono nei due cuscinetti anteriori e nel tallone e formano degli archi in questa maniera, quindi una sorta di triangolo. Su questa struttura ad arco del piede negli anni 60 hanno costruito un centro molto importante, la Défense a Parigi, tra l'altro, quindi anche gli architetti lo hanno preso per la sua struttura mirabile. Per rimettere a posto il piede è necessario effettuare delle manovre. Innanzitutto la cosa importante e fondamentale con cui iniziare è lo scioglimento generale del piede, che è una parte che in una maniera o nell'altra deve essere fatto in tutte le nostre normalità, perché è su questo scioglimento che noi poi andremo a lavorare. Tutte le ossa del piede, in particolare quelle del metatarso sarebbero il proseguimento delle falangette all'interno del piede, sono collegate da muscoli, da tendini, che se non ben utilizzati diventano più rigidi e quindi inibiscono non solo il movimento, ma creano anche void, alcune parti delle tensioni eccessive, che prevedono naturalmente l'indebolimento nelle zone polari a queste. Quindi avremo delle strutture che sono più deboli e quindi cedono, e con questo cede per esempio l'arco del piede, delle altre che invece si irrigidiscono e quindi avremo un innarcamento dell'arco del piede. I casi sono da una parte di cedimento totale, piede piatto, dannoso, cedimento parziale a luce valgo, oppure innarcamento eccessivo, e anche qui ci troviamo con delle problematiche strutturali molto molto impegnative e importanti. Noi per prima cosa adesso andremo a cercare di decontrarre tutte le parti, quindi cercheremo con le dita di entrare in mezzo alle articolazioni per andare a comprimere tutte le zone muscolari interessate, perché noi sappiamo che quando un muscolo è stimolato, è compresso, rilascia delle endorfine, riprende il controllo di sé tramite questa sensazione tattile che agisce sui corpuscoli del Golgi, cioè delle zone di contrazione localizzate esclusivamente nel muscolo, e il muscolo tende a rilassarsi e quindi a tornare a uno stato neutro, pronto all'azione. Tutta questa operazione è importante e deve richiedere almeno 10 minuti a piede, meglio anche 20, cioè questa preparazione è strategica, perché io non posso lavorare su delle zone che presentano contrazioni. Devo immaginare che sto facendo le tagliatelle e sto impastando la pasta con l'uovo, la farina, l'acqua
e devo cercare di rendere tutta la zona il più omogenea possibile togliendo ogni grumo residuo. Effettuo dei meccanismi di impastamento . Adesso sto muovendo le mani come se debbo torcere uno strofinaccio per farne uscire l'acqua. Lo richiudo, lo apro, lo storco in tutte le maniere possibili. Stiro le dita cercando di svitarle. Noi vediamo che ci troviamo di fronte, anche in questo caso, a delle dita contratte che non sono naturali, a delle dita chiuse che non sono naturali, perché le dita sono allargate come le mani. Noi non portiamo le mani chiuse o contratte, ma sono belle larghe, solo che le mani non le teniamo dentro le moffole per tutta la vita, moffole tra l'altro strette che devono sostenere il peso, come sono le nostre scarpe, a volte anche troppo strette. Le mani ci infastidiscono se le teniamo dentro delle moffole, preferiamo già i guanti con le dita separate. C'è qualcuno più raffinato che si avvicina al mondo del naturale, che sceglie di stare con i calzini perché ha freddo ai piedi, con sotto la gomma, con le dita una separata dall'altra, e si trova decisamente meglio. Ma se è possibile, se abbiamo dei tappeti in casa, se abbiamo una buona circolazione dei piedi, sarebbe l'ideale stare il più possibile a piedi scalzi. Perché tutto quello si ristruttura, le stesse dita dei piedi si raddrizzeranno piano piano, anche grazie a queste manovre, e noi potremo avere le dita belle allargate, che comporta delle scarpe diverse, magari prendere, come faccio io, un numero in più, però con una bella forma dei piedi, senza callosità, senza altro. Continuo questo massaggio . Infilo anche le dita delle mani all'interno delle dita dei piedi . Necessità di allargarli, qui mi trovo una mano grande e un piede piccolo, quindi lo farò anche per tratti, ma si può arrivare a infilarle anche tutte, una dopo l'altra, beh, più o meno. Non devo tralasciare il tallone né tutta la parte esterna. Anche qui questo movimento a frizione, questo movimento sempre a strofinaccio che torco, diventa importante, parte interna. Questo è importante perché qui abbiamo tutta la zona delle vertebre, qui i paravertebrali, che sono i responsabili della nostra struttura. Ci ho fatto una bella frizione. Con il tenar e l'ipotenar, queste due zone della mano, vitalizzo
il piede nella sua totalità, anche nella parte superiore, anche nelle caviglie. Poi vedremo che diventa importante anche il tendine di Achille. Mobilizzo la caviglia, cerco di svidare il piede, poi di riavvitarlo, lo faccio sia con il piede puntato svido più volte, sia con il piede a martello. Se l'esercizio è dinamico non fa male. Poi effettuo questa operazione di apro e chiudo una saracinesca per l'acqua, questa azione meccanica di leva, questa azione meccanica laterale. Con una mano tengo ferma la caviglia, con l'altra muovo il piede, di nuovo rotazione in un verso nell'altro, poi di nuovo strisciamento. Ciò fatto, incomincio a dare una stimolazione anche al tessuto, sia superficiale che profondo, e alle zone muscolari. Quindi faccio dei movimenti dal tallone verso i piedi, verso le dita. Effetto tutti questi bei movimenti, questa è ancora la fase preparatoria. Che è il movimento normale, tallone verso le dita. Dei movimenti laterali e dei movimenti dal centro in periferia con due dita. Questo va sulla pianta, salgo al centro, scendo in periferia. Posso fare anche un attimo il contrario, però il movimento di questa volta salgo al centro e esco in periferia. Una volta che ho data questa stimolazione, passerò a una stimolazione più profonda. Allora, questo deve prevedere delle torsioni in cui il tallone lo devo prendere e ruotare verso l'interno e la pianta del piede verso l'esterno. Quindi incomincio a mettermi in questa condizione e effettuo la prima manovra strutturale. Quindi incomincio a effettuare una serie di manovre dinamiche. Il tallone si muove dall'esterno all'interno, il piede dall'interno all'esterno, la parte superiore, le dita e due cuscinetti anteriori. Effetto questo movimento con una certa intensità per alcune volte e poi rimango in fase statica, ve lo ricordo, sotto torco in senso antiorario, così, e sopra in senso orario, così. Lo mantengo. Chiaramente dovrò anche avere un feedback con la persona che deve dirmi se dà fastidio, se è accettabile o addirittura se è gradito.
Vediamo il feedback. Molto gradito. Allora, in questo caso è molto gradito, c'è una sensazione di alleggerimento. Sì, di alleggerimento, di rivitalizzazione profonda. Ecco, sembra una cosa strana, ma questo va a agire per tutta la colonna, va a risistemare tutto il corpo. Allora, cerco di mantenerlo, io adesso lo mantengo e ogni tanto aumento, quindi ho un'intensità media, diciamo, di 80 e poi lo porto a 100 un pochino, poi lo riporto a 80, quindi lo tengo sempre sotto tensione, ma è una tensione dinamica e pulsante. Quanto tengo l'esercizio? Dipende da quanto posso lavorare, considerando che poi devo lavorare su entrambi i piedi, ma diciamo che anche qui questa strutturazione deve prevedere almeno 7-8 minuti. 7-8 minuti, perché dato che farò 4 esercizi, devo stare tra i 20 e i 30 minuti, per piede fanno 60 più la preparazione iniziale, insomma, se no diventa lungo. Adesso, per motivi didattici, interrompo e passo a fare un altro tipo di esercizio. Ci sono tutti i muscoli e tendini che salgono così e io adesso andrò a prendere una coppia di dita, 2 e 3. Queste due insieme e le tiro verso l'alto, quindi faccio un'operazione di stiramento verso l'alto, oppure con le due mani, però chiedo al paziente di spingere il tallone in basso, spingi la gamba a terra, io tiro verso l'alto, operazione di tiraggio, anche qui rilascio, riprendo, il paziente può essere collaborativo oppure le prendo con tutte e due, con le dita le impugno tutte e due, cerco di fare in modo di avere un tiraggio abbastanza simile e con l'altra mano tiro in basso. Rilascio, pompage. Rilascio. Tiro, rilascio. Questa è una maniera molto più raffinata per agire su tutta la pianta, ma per agire su tutto il piede rispetto alla riflessologia tradizionale, che d'altra parte è fine 800, prima del 900, dove si conoscevano poche cose. Rilascio, riprendo. E adesso una parte statica un pochino più lunga. Chiedo sempre un feedback. Il feedback è buono, questo è più tonificante. La sensazione? La sensazione di tonificazione e alleggerimento, allungamento insieme. Nel corpo? Nel corpo tutto il lato sinistro della schiena, della colonna, è già molto più leggero. Beh, perché agiamo sul lato sinistro. Adesso lasciamo un attimo e passiamo alle altre tre dita. Le afferro e tiro. Cioè, che sto facendo? Nella prima facevo questo arco, agivo su questo arco dal tallone fino al cuscinetto sotto l'alluce e adesso agisco sull'altro arco, il cuscinetto sotto le altre tre dita, perché lavoro sui muscoli che mettono in tensione i due sistemi a arco. Rilascio, ritiro,
anche in questo caso il feedback. Sì, e questo ancora più intenso soprattutto sull'esterno del bacino. Nel mio sulle caso. Anche nel tuo caso. Però senti un effetto che va su tutto il corpo, oltre che sul piede. Sì, anche già sugli organi. Gradevole? Sì, molto, molto. Gli organi qui, ricordiamoci che c'è il colon discendente e altro, parte del tenue, la milza, quindi c'è tutta quella zona degli organi. Io ottengo un risultato sorprendente semplicemente stirando, perché vado a ricollocare gli organi nella loro posizione ideale. E qui rilascio. Adesso effettueremo un'altra manovra. Un'altra manovra che andrà a prendere questo arco trasversale. Quindi prendo e tiro lateralmente. Perché vado a prendere questo terzo arco. Rilascio, riprendo, anche in questo caso è gradito un feedback. E sento tutto il torace che mi si apre. Questa è la zona del torace. Torace scapolo. Quindi proprio vediamo l'azione strutturale. Io lo ricordo che quando libero la struttura del corpo, la riporto a norma, gli organi non vengono più compressi e repressi, ma tornano a funzionare perfettamente. Tengo, rilascio. Adesso vado ad agire al centro, nel punto strategico che è un punto della crocifissione, un punto Marman, un punto fondamentale della medicina cinese. E comprimo, cerco di farci un buco da parte a parte, sotto il pollice, sopra l'indice, cerco di farci un buco, posso collaborare con tutte e due le dita e poi inizio un'operazione di rotazione, feedback. Ho già fatto un sospirone proprio. Il sospirone è un ottimo indizio. Ah. E questa sarà la penultima manovra. E adesso ci apprestiamo all'ultima manovra. Prendiamo le dita. Le facciamo ripiegare ne facciamo due alla volta alla base, non deve piegarsi l'alluce, ma è solo la base si deve ripiegare verso il basso. Quindi si deve ripiegare da questo punto dall'attaccatura sulla pianta. Quindi le devo prendere dall'attaccatura sulla pianta e spingere verso il basso. Non devo flettere le falangi. Adesso andiamo a fare l'ultima manovra, che consiste nel ripiegare le dita nella loro interezza, non nelle falangi, quindi nell'attaccatura con il col palmo della, con la pianta del piede. Quindi prendo, ne prendo due alla volta e devo spingere in maniera tale, devo spingere la base in maniera tale da mobilizzarle verso il basso.
per stirare tutti i collegamenti che stanno fino al tallone. Quindi spingo le dita in basso e verso indietro, non le tiro verso di me, rilascio, le spingo, feedback, fa male? Qui sì, qui nell'ultimissima fase. Quale fa male? Alluce? Ok, l'alluce. L'alluce. D'altra parte ci troviamo di fronte a una situazione di raddrizzamento delle cervicali. Quindi il feedback è importante perché devo saper regolare. Se lo regolo in maniera adeguata, com'è il feedback? Sì, già di alleggerimento cervicale, già percepibile. Adesso andiamo a fare le altre tre. Con un dito ne faccio due. È intenso. Importante sempre il feedback. Sul quarto è molto intenso. Ecco, quindi lo devo regolare, più sul quinto e meno sul quarto. Adesso va bene? Adesso va bene, sempre ho un po' più stiramento sul quarto. Che non sto premendo tanto, evidentemente lì segnala un problema. Se lo allento. Sì, ma così va bene. Gradevole? Gradevole e rigenerante così, sì. Ve lo ricordo, il dito è diritto e solo l'attaccatura sulla pianta che io sto comprimendo. Adesso le faccio tutte e cinque insieme. Metto il taglio delle dita alla base, dall'altra parte spingo indietro e cerco di dargli una tensione uniforme. Faccio forte, rilascio. Questo è piacevolissimo. Forte, rilascio, forte, e tre, rilascio, forte, rilascio, forte, rilascio, forte, rilascio e adesso mantengo. Molto piacevole. Importante il feedback che mi dice lo reggo bene, mi piace ancora. Piacevole, distensivo. E è importante se il paziente mi dice ancora, sì, ancora, un'altra porzione. Qui stiamo agendo su tutti gli organi della testa anche. Facciamo tante cose insieme, molto semplicemente. Abbiamo lavorato su tutto il corpo. Rilascio. E adesso una bella frizione finale. E alla fine mi abbraccio il piede.